Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! Splendide come sempre le intro realizzate da Videopro di Vettorato, dove siamo ospiti come tradizione vuole quando ormai si gareggia a Fucecchio. Fucecchio, come avete visto, mezza per la tua città di Fucecchio è la gara principale di questa sera, che ci porta anche tanti ospiti in studio. Andremo proprio a parlare di cosa è successo in questa giornata, dove Burian stava arrivando, proprio era proprio alle porte, i primi fiocchi di neve arrivavano proprio durante nella mezza maratona. Con me questa sera anche Stefania, presente, ci ha raggiunto negli studi qua proprio di Fucecchio, che ci presenta naturalmente i nostri ospiti. Sì, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti e al pubblico a casa. Domenica 25 febbraio, appunto a Fucecchio, 13ª mezza maratona, una gara, come diceva Stefano, in cui il freddo ha caratterizzato la manifestazione, però tanto pubblico, tante persone, un gran divertimento, tanti bambini, e andiamo subito a parlare con i nostri ospiti qui in studio, Ivano Libraschi, l'organizzatore. Ivano. Buonasera, e come tutti gli anni siamo qua a ricommentare le immagini della mezza maratona città di Fucecchio. Speriamo che sia una cosa utile, che sia una cosa che si può vedere e si può commentare bene, perché... Scusa Ivano, andiamo a vederle proprio le immagini. Appunto, cominciamo, dicevo io, perché non parte l'immagine. Andiamo a fare un po' di presentazione prima, è normale. Eccole qua, vai pure Ivano. Vedi, quest'anno, ad esempio, vedi, si è cercato di fare delle cose un po' diverse, cioè si è cercato di fare anche una staffetta, che per noi era una cosa un po' nuova, sicché per vedere se l'atleti, dato che noi ci è toccato spostare la data al 25 di febbraio, come sapete, per via delle elezioni politiche, e non avevamo l'appoggio del comune, invece così abbiamo avuto lo stesso appoggio come tutti gli anni, abbiamo chiuso tutte le strade in modo che il traffico sia fermo per quando passano gli atleti, e diano una sicurezza anche alle persone che sono sul percorso. Comunque, come vedi, quest'anno sono rimasto anche contento, perché oltre a esserci in la mezza maratona, che ci siano stati gli atleti che correvano, devo essere rimasto contento perché tante associazioni di Fucecchio che hanno preso parte a questa mezza maratona, perché per me è un momento d'aggregazione di tutte le associazioni. Infatti io più volte ho queste riunioni, sia la riunione delle contrade, la riunione di queste associazioni, in modo che possano partecipare tranquillamente a questa mezza maratona, perché questa deve essere una cosa che è dentro Fucecchio e devono sentire tutti i fucecchiesi. Bene, bene, bene. E allora vogliamo sentire Stefania, abbiamo un testimonial della mezza di Fucecchio di lusso. Di lusso, Alessandro Lambruschini, tu eri lì, te la sei vissuta tutta, raccontaci le tue impressioni di quella giornata. Ma a parte il freddo? Sì, a parte il freddo, sì. E le impressioni sono sempre quelle, come diceva Ivano, sono sempre molto belle, perché io da quasi 20 anni abito a Modena, non abito più a Fucecchio, e quando torno e vedo il paese in festa, insomma, mi rende particolarmente felice. E devo dire che quest'anno, rispetto anche agli anni passati, ho visto tantissimi miei amici che non hanno mai fatto un passo di corsa, si sono presentati alla partenza a fare anche quella non competitiva, quindi
E questo ci fa piacere, insomma, perché si è creato un clima fuscecchio, insomma, di festa che tutti aspettano, fra virgolette, ecco, come le scuole aspettano questo momento ogni dell'anno per insomma fare dell'attività sportiva. E qui lo vediamo, siamo in zona prepartenza, salutiamo anche i pacemaker organizzati come tante mezze maratone toscane dall'Onlus Regalemi un Sorriso e tante le foto fatte da Piero Giacomelli e i suoi collaboratori. E di nuovo con Stefania, andiamo a sentire Stefania. A fianco con Ettore Pisano, presidente del Pieve a Ripoli. Ettore, di cosa ti sei occupato? Io mi occupo principalmente dei ristori. Ok. Quindi del ristoro finale, mi occupo dei ristori. Beh, ho visto, era un bel ristoro, veramente hai bello. Hai anche assaggiato, Stefania? No, non ho avuto tempo. Però il mio compito è quello, da quando è nata la mezza maratona, mi sono preoccupato dei ristori e continuerò. Grande successo, ho visto, veramente, erano tutti là, al di là del freddo, però erano tutti là. No, grande successo e grande mangiate anche. Intanto grande successo, ma guardate che bel effetto scenico ha questa partenza, come ormai tradizione vuole, si vedono tutti i partecipanti che sfilano qui ripresi dalla moto, ma poi ci sono anche tante foto fatte dall'alto, eccola qua, qui sono le riprese fatte dall'alto grazie al nostro studio Video Pro di Vettorato che ha realizzato proprio tutte le immagini che ci ospita stasera. Stefania, vogliamo fare un altro passaggio? Sì, allora andiamo ancora a fianco con Luca Franchini, atleta, anche lui, organizzatore, sempre addetto al ristoro. Sì, sempre addetto al ristoro sul percorso. Cosa mi racconti di quella giornata? Ma a parte il freddo, io me la sono vista passare tutti. Sì. Abbiamo lavorato poco perché non c'è stato tanto bisogno di bere per il freddo, il vento, però vi siete divertiti? C'hai qualche aneddoto che ci puoi raccontare, qualcosa particolare che hai notato? Io ho visto tanta allegria, tanta gioia da parte degli atleti quel giorno. Tu hai qualcosa? Nella sofferenza poi uno sì, ma erano tutti molto felici, è stata una bella poi giornata. Sì, si consolano fra di loro, sì, che è così nella corsa. Cioè, non c'è la rivalità, però insomma si cerca tutti di darsi una mano nelle difficoltà. Quanti eravate voi a lavorare in particolare nel ristoro? Sera 6-7. Un bel po', e poi naturalmente tutti gli altri volontari che ci racconterà. Sì, tutti i volontari. No, però abbiamo lavorato poco, non si vendeva niente quel giorno. Sì. È freddo, no? Secondo me la più esperta del ristoro è Chiara. Sì. Gli passiamo il microfono. Vai, Chiara. Chiara Milli. Eravate tutti nel ristoro, Chiara, ma è possibile? Sì, allora, intanto buonasera a tutti. Sì, noi donne principalmente nel ristoro finale, perché come di consueto, come tutti gli anni, ci svegliamo presto e via, diamo e via la macchina lavorativa dell'affetto e della preparazione del ristoro finale. Ma sì, come si diceva, insomma, come diceva anche Luca, è bello anche rendere omaggio a tutti gli atleti che arrivano, condividere con loro le emozioni che hanno provato, perché poi quando si taglia il traguardo, insomma, c'è sempre l'adrenalina, no? Che la fa da padrone, quindi arrivano carichi di gioia. Se volete, la novità di quest'anno 2018 è stata che meno agrumi e più crostate, ecco, perché il freddo carboidrato e zucchero ha vinto sugli agrumi, però insomma, ecco, anche questo la pasta è un gran successo, la pasta sì, alla grande, anche perché era calda. Sì. Era calda, 30 kg di pasta abbiamo erogato, quindi grande festa, logicamente un momento di condivisione, un momento di consolidamento, insomma, dell'attività anche della squadra proprio come gruppo, ecco, perché non solo partecipano gli atleti che per una domenica non gareggiano, ma anche i compagni, i parenti, i figli, i mariti, quindi insomma, grande giornata di festa per tutti. E anche vicini di casa a volte. Tutti. Chi più ne ha più ne metta. Il ristoro è per tutti. Il ristoro è una festa per tutti, perché poi i bambini con le scuole portano i fratelli, che poi insomma sì, la medaglia, le foto, insomma tutto un momento di gioia per tutto il paese, non solo per la squadra e per gli atleti. Sì. Abbiamo parlato tanto di ristoro, Stefania, dobbiamo parlare anche di atleti seri. Sì, già che abbiamo Alessandro Lambruschini qua, che insomma è sempre un onore averlo con noi, e poi di altri atleti seri.
Sì, con noi qui Luli Softa, atleta. Buonasera. Buonasera. A tutti. Mi hanno detto che tu hai corso con una campionessa lì insieme a te. Noi, anch'io, come nel gruppo di GSP Viaripoli. Ti interrompo un attimo perché vediamo passare le immagini di Milena Megli e tutta la parte, ne parleremo più avanti poi, di tutta quella parte di beneficenza e di solidarietà che è nella mezza maratona di Prosecco. Prego, Luli. Puoi continuare. Anch'io, come i miei compagni del GSP Viaripoli, abbiamo aiutato un po' per l'iscrizione da venerdì sera, poi anche sabato si è dato una mano per l'iscrizione, a parte che ora anche l'iscrizione ora sono semplificati parecchio confronti agli anni precedenti. Poi di domenica si è fatto consegna dei pettorali, poi avevo anche un altro obbligo per accompagnare anche Rosaria Console, che è stato per me un grande onore accompagnare un atleta di un livello alto nella nazionale italiana, sicché per me è stato proprio, e sicché abbiamo fatto un capolavoro almeno, anche se il tempo è stato un pochino brutto, il vento, la seconda parte non è che ci ha aiutato tanto, però si è concluso abbastanza bene, credo. Nonostante io ho vinto anche la staffetta, perché facevo anche la staffetta contemporaneamente. Ah, quindi hai fatto staffetta e accompagnavi Rosa Baconsoli. Sì, che è stato un gran soddisfazione, diciamo. Prego, prego. Poi andiamo avanti con Ivano, Adamo, Stefania, che naturalmente avrà tante cose da raccontarci. Sì, automaticamente, cioè, in questi principi bisogna sempre ringraziare il comune in particolar modo, perché ha messo delle strutture sul campo che non sono da poco. Ci serviva 500 transenne per bloccare un po' tutte le strade, e poi c'era i vigili, sai, quest'anno essendoci vicino a delle cose i vigili non erano tanti, però comunque ci hanno dato una grossa mano, perché anche con loro ci serviva punti d'appoggio, in modo che se dovesse succedere qualcosa erano loro che intervenivano e loro che davano poi le direttive. Abbiamo parlato spesso, Ivano, delle leggi, delle nuove leggi, l'antiterrorismo e leggi di sicurezza, che un po' ne abbiamo parlato anche nell'ultima trasmissione con le varie manifestazioni che sono organizzate, soprattutto dove c'è bisogno di chiudere delle parti di strada. Voi come avete reagito a questo? Noi abbiamo fatto prima di tutto un piano di sicurezza dove siamo partiti sia con vigili, sia con carabinieri, sia con le autorità, in modo da bloccare le strade nei punti più cruciali, per esempio alla partenza, dove vedi che c'è tutte le partenze di tutti gli atleti. No, c'era un camion di traverso, con più ci avevamo altre 5 jeep sul percorso che bloccavano proprio le strade, oltre ai volontari che erano su ogni transenna, oltre a quella cosa lì c'erano ancora 5 jeep che ci davano dei supporti, in modo da vedere che non ci fosse stato qualcuno magari in quel momento lì che volesse fare un po'... Però per prima di arrivare a queste cose ci è toccato fare diverse riunioni, perché come tu sai ogni provincia magari adotta un sistema, e qui invece nella provincia di Firenze il sistema che adottano è un po' abbastanza puntiglioso, insomma, penso io. Rigido. Un po' rigido, sì, perché vogliono tutti fare qualcosa in modo che non ci sia proprio la sicurezza al 100%. Come tu vedi, se nell'ultima partenza è partito più di 400 bambini, che anche questo è voluto di tanto, cioè nella sicurezza, perché partendo i bambini bisogna essere non sicuri, molto di più, perché i bambini è molto importante. Infatti noi tutti gli anni facciamo delle manifestazioni proprio per i bambini, e c'erano anche bambini dell'asilo, insomma, che accompagnati dai genitori, questo si intende, come tu vedi è una bella cosa, cioè è una bella soddisfazione quando sono partiti tutti insieme, vederli partire e vederli anche arrivare, insomma. Noi poi questa cosa qui, e bisogna sempre ringraziare il comune perché ci dà questa possibilità e ci dà questo apporto, in modo che siano tranquilli, e ci siamo, perché il comune ci ha sempre dato una grossa mano su questa manifestazione qui. Perché è bene che sia sempre così, perché ora si vedrà nel prossimo anno
quello che si può fare, perché le leggi sono sempre più rigide e organizzare qualcosa è sempre una cosa un po' responsabile, sicché insomma vediamo poi nel proseguo delle cose, delle manifestazioni, quello che bisogna fare o meno. Vediamo se ci raggiungerà anche il sindaco tra poco, probabilmente potrebbe farcela, gli mille impegni, vediamo se... Sì, io penso qua. Che Alessio mi ha detto che avrebbe fatto l'impossibile per arrivare perlomeno a dare un suo apporto a questa serata di sport. Bene, bene, bene. Grazie Ivano. Stefania, qual sì. è la domanda che vorresti fare a chi è? No, io vado già avanti, però intanto visto che è qui e non so se mi capiterà spesso di rivederlo Alessandro, ma il prossimo anno ci sarai e soprattutto la correrai? Hai voglia di correrla? Questo bisogna chiederlo a Ivano, non mi fa mai correre, devo come? Premiare i bambini, no. No, è un giorno di festa, mi piacerebbe molto, ma ogni anno... ci provo, ma poi problemi fisici e problemi anche organizzativi insomma me lo impediscono. Arriva sempre però... su e giù per queste strade che ormai non hanno più segreti tra Fucecchio e Modena. Veramente, come dicevi te prima, mi volevo agganciare a quello che hai detto te, in questa mezza maratona ho visto un sacco di persone col sorriso che ti vengono a ringraziare, a dire due parole, ma anche poi la festa dei bambini. È stata veramente, sono state delle immagini veramente molto, molto belle, molto belle. Poi per il prossimo anno, nel 2019, vediamo se riuscirò a fare un pezzo, magari la staffetta, ecco. Potremmo fare insieme io a te, Stefano. Organizziamo. Io ci sfiguro un po', però in qualche modo se mi sento, sarei onorato, sarei. Basta non aver fretta per arrivare. Un po' d'allenamento, assolutamente. Stefano, e un'altra cosa vorrei chiedere ad Alessandro. Abbiamo visto che Fucecchio è sempre molto, molto, molto partecipata dalla parte giovanile. Abbiamo visto questi sorrisi dei bambini, ma che erano veramente tanti sorrisi accompagnati dai genitori. Forse l'unica cosa che li può fermare è quando piove. Quando piove forse non escono, ma anche la giornata fredda, con il sole non ne parliamo neanche, veramente 400, quant'erano forse anche di più, 400. Più di 400, dovevano anche le scuole, vuol dire che lavorano bene. Dovevano essere 600. Dovevano essere 600, 600 sì. Un po' di freddo, calo fisiologico. Sì. Poi quest'anno si sono uniti anche, grazie poi alle maestre, c'è il passaparola così, anche quelle, i bambini dell'asilo, che accompagnati dai genitori. Quindi il numero cresce, è una festa, non è proprio una corsa, vogliamo insomma comunque mantenerla perché è carina, se lo molto bella in questo caso. Prego Ivano. No, non bisogna scordarsi del Fontanelli che fa un grosso lavoro sulle scuole insieme alle maestre, in modo che gli porta volantini, gli porta le iscrizioni, li prende, fa cartellini, insomma senza questo apporto anche che del Fontanelli forse tutti questi bambini non sarebbero neanche venuti in campo, perché lui fa proprio un punto di convincimento dei bambini, dice guardate è bello perché vi si dà la medaglia, ricordo, vi si dà una t-shirt a tutti, infatti noi abbiamo dato una medaglia e una t-shirt a tutti i bambini che hanno partecipato alla mezza maratona di Fucecchio, e finché è possibile continueremo a fare una cosa di questo genere, anche per i bambini stessi, per vedere se perlomeno i bambini crederanno meno nel calcio e crederanno più in altri sport, perché se vengano un po' a fare un po' di atletica... Facciamo uno spot Ivano, sì. Diciamo quando possono venire a Fucecchio a fare atletica. A Fucecchio possono venire il martedì e il giovedì, allo stadio comunale Filippo Corsini, dalle 5:30 fino alle 6:30, e sono sempre seguiti da istruttori qualificati. Questo è bene essere puntualizzarlo, perché non sono improvvisati, sono istruttori che hanno il tesserino FIDA, hanno la tessera di allenatore e tutto il resto. Perché penso che meglio di così noi a Fucecchio non si può fare. L'atletica è così, ma non solamente a Fucecchio, a Empoli, in tutte le parti c'è sempre istruttori qualificati. Purtroppo Dio calcio, a volte si preferisce stare in panchina nel calcio nell'atletica in panchina non ci rimane nessuno, però ragazzi, perché insomma poi il calcio è seguito da me. Guarda anche la manifestazione come c'è stata anche ieri domenica
a Gubbio. È un campionato italiano, non hanno fatto vedere neanche una ripresa alla televisione, non per fare una critica, per l'amor di Dio, per l'amor... però insomma si poteva perlomeno far vedere una gara, un qualche cosa. Io non mi ero riuscito, sono stato a spippolare tutta la mattina lì, anche se c'era, c'era le gare alle 13. Ormai ci sono, Ivano, le dirette su internet, sono andati in diretta, tra l'altro. Ma è una televisione che noi oltretutto si paga anche. Sono d'accordo. Insomma, perlomeno qualcosa ci poteva fare. Poi non è uscito neanche i risultati, cioè io non è riuscito neanche a vederli. Te mi dici internet, però io... Li troveremo, prima o poi riusciremo ad avere tutti i risultati anche delle squadre toscane che si sono ben comportate. Mi dispiace perché naturalmente essendo un cross a livello nazionale dove tanta gente, ma tanta ci va a sacrificio, perché il cross, lo sai, è una gara abbastanza dura, non è come anche addirittura la mezza maratona, perché lì si viaggia sul fango, si viaggia specialmente ora che è piovuto anche, perché per me insomma... E farla vedere un pochino alla televisione forse non sarebbe stato, non sarebbe sbagliato. Si tirerà poi ai nostri dirigenti della FIDE, per esempio, se ci riescano, per esempio, a vedere se riescano a smuovere qualcosa. Ma forse è più un problema di televisione che di... Sì, penso anch'io, perché comunque una televisione nazionale, insomma, volevo volare, anche se non c'è gli sponsor, perlomeno cioè, il bollettino si paga, insomma, si paga tutti i mesi. Domenica sera un bel riempimento c'è stato verso le 7:30, una sintesi di una mezz'oretta su Rai Sport, questo è accaduto. Allora, a me mi è mancato. Dobbiamo conoscere perfettamente gli orari, non è facile. Sì. Chiara, la volesti correre questa? Non te l'hanno mai fatta correre questa mezza maratona? No, ma anche perché possiamo correre tutto l'anno, mi piace anche apportare insomma il mio aiuto e il sostegno alla squadra, insomma... per una domenica all'anno si può aiutare, anche se è quella di casa, quella lì vicino. È quella di casa, sì, è vero, è vissuta, però dico la verità, mi piace aiutare la squadra, ecco, per questa corsa mi piace più dare il mio supporto nell'aiuto, nell'organizzazione, quindi sì. Anche questa è la nostra bravura degli atleti che fanno squadra, le vere squadre si comportano così. Via, giù. Andiamo su dati tecnici, mi sembra un percorso piuttosto veloce, abbiamo visto alcuni momenti della gara. Questo meglio lo dici magari Alessandro. Vai Alessandro. magari sulla strada c'è sempre. Soprattutto anche i primi atleti di livello, soprattutto le donne, ho visto, a parte abbiamo visto Rosaria Console, ma anche la prima donna che è arrivata quarta assoluta è arrivata, e quindi un buon risultato, devo dire. Sì, diciamo che dietro a questi i primi due non c'era veramente poco, c'era un ragazzo molto giovane bolognese del Marocco che ha un personale di 1:08, 1:09, che però ha avuto un problema a un polpaccio e quindi è arrivato con la prima donna. Poi avevamo la Rosabba Console che ha corso un'ora e quindici, qualche spicciolo, e 24. Sì, doveva fare un test e aveva chiesto insomma se poteva correre qui a Fucecchio, noi l'abbiamo accolta a braccia aperte, e voleva fare 1:13, 1:14, ma poi il vento che c'era nella parte di ritorno di questo circuito qui insomma ha impedito agli atleti veramente di esprimersi a livelli altissimi. Il percorso è veloce, non c'è un dislivello praticamente uguale a zero, e l'abbiamo studiato fin dalla prima edizione apposta per far venire gli atleti a correre, perché tutti ti chiedono sempre percorsi piatti, allora abbiamo cercato di farlo il più piatto possibile. Eccola qua, Rosalba Console che si sta, come siamo, nella seconda parte del percorso, tra l'altro ben vestita in questa situazione. Soprattutto ho visto Alessandro, un calo nella seconda parte, perché in realtà non erano passati così male, i passaggi erano molto buoni sia per gli uomini che per le donne al decimo chilometro, 33 qualcosa indicativamente. Sì. Poi... Sì, nel secondo giro si è abbassata moltissimo la temperatura e poi si è alzato un vento. È quello che è successo alla maratona di Firenze di quest'anno, cosa che inaspettata, la temperatura anziché salire è andata a scendere, quindi ipotermia e tutto quello che viene fuori. Sì.
In questi casi le donne rendono meglio di solito. Non lo so, Stefania, raccontaci, sì, tu che facevi 400 metri. Sì, di solito le donne, diciamo, col freddo, avendo più massa grassa, rendono meglio, così. Facciamo un appunto che quando Fulvio Massini ha parlato che le donne sono più grasse, salutiamo Fulvio Massini in questo caso, sì. Stefania si è risentita tremendamente, no, sì, grassa, massa grassa. Massa, in questo caso. Massa grassa. Salutiamo tutti i nostri amici che sono stati comunque ospiti nelle puntate precedenti delle trasmissioni. E allora, con chi andiamo? Sempre con Alessandro? Hai qualcos'altro, qualche aneddotino che hai vissuto lì da aggiungere in zona di casa? Volevo fare una battuta sulle premiazioni, non so se vi siete accorti dell'effetto speciale che abbiamo, sì, messo in atto, la neve. La neve è arrivata. È vero. È arrivata. Purtata dal vento. Purtata dal vento, sì. Effetto speciale naturale. Parliamo sempre di parte tecnica con Luli, che ha corso, hai fatto la staffetta, e quindi questa, tu che sei abituato con le mezze maratone, ormai sono una cosa, sono pane quotidiano, perché sì, manchi anche un ottimo personale, se non mi sbaglio. Ma sulla mezza maratona c'ho un 14:30. Beh, non c'è un tempo. Qual è la tua gara prediletta? Ma la gara mia è la maratona, diciamo, la maratona. Sulla maratona c'ho 2 ore e 44 nella maratona di Roma, che è rimasto personale. E poi anche una bella presentazione che si è fatta nella maratona di New York, quella lì veramente è stata anche dura, però emozioni e tutto insieme, non lo so, mi hanno fatto tirare per fare anche un bel tempo lì, veramente è stata proprio una gara veramente che mi è rimasto proprio nel cuore, anche come presentazione, perché sono stato 16° in Italia e primo in Toscana, sì, che è stato proprio veramente un vero onore, devo dire. È stato proprio veramente una bellissima gara, diciamo. E qui a Fucecchio come ti sei sentito? Accanto soprattutto a un atleta di tutto rispetto. Ma qui a Fucecchio il mio obiettivo non era di fare, diciamo, la gara, era di più per accompagnare console, sì, che sì, cercavo di mantenere più o meno il suo passo, non è che, però sì, mi sono trovato abbastanza bene, nonostante è stato anche un onore a stare accanto a lei. Poi anche il risultato finale è stato bene, perché si è concluso la staffetta in 1:15:24, sì, che è stato proprio veramente un bel tempo, credo, almeno. Siamo d'accordo. E allora Stefania? Sì, torniamo con Ettore e Luca. Con Ettore. Ettore, dai, raccontaci qualcosa di quella giornata. A parte il ristoro, che ormai io sappiamo che non ho visto niente. Come non hai visto niente? Era nascosto. No, e io, siccome mi occupo dei ristori, quindi devo pensare, devo guardare dentro se manca qualcosa, mi devo occupare della pasta, devo andare a prenderla, perché sì, c'è. Viene preparata da un'altra parte, la contrada che è distante 500-600 metri di lì, quindi a piedi bisogna andare a prendere la spola. Queste sono cose che ci piacciono, sono cose quelle tecniche, dati tecnici. Cioè, quindi io della corsa proprio non ho visto niente, né partenza né arrivi, non ho visto proprio nulla. Però pasta tanta. Pasta, crostate, tutto il resto l'ho visto. Però è assaggiato. Anche. Specialmente a fine giornata. Specialmente la crostatina di Chiara, sì, che era buonissima. L'hai fatta tu, Chiara? Allora, io quest'anno ho fatto una crostata sola, ma Linetta, la moglie di Ettore, ne ha fatte 13, e anche altre signore, cioè tipo 5-6 crostate a testa, insomma la preparazione comincia, cioè, una settimana prima, quanto? C'è Sonia che fa tantissimi litri di tè il giorno prima, cioè la sera prima, quindi la preparazione già comincia, ma anche il venerdì sera quando ci troviamo per preparare i pacchi, no? Nel senso, per le premiazioni, quindi è proprio tutta una macchina organizzativa che non solo
comincia tanti mesi prima, vero Ivano? Quello è vero, sì. Ma si lavora sempre di più in modo assiduo man mano che ci si avvicina alla fatidica data. Una grande squadra che insieme fa questo... Collabora, certo, per la perfetta riuscita, insomma, di tutto l'evento, perché poi, insomma, abbiamo sempre detto che è comunque un evento. Ivano, volevi prendere la parola e poi passiamo anche... Volevo dire solamente una cosa a questi due ragazzi. Qui sono andato a New York a fare la maratona quest'anno. Questo va detto, perché insomma, se no qui si dice di tutti e di tutti, però di loro non se ne parla, per l'impresa che hanno fatto, non solamente loro due, perché a Valripoli sono andate anche altre persone, altri atleti. Bravi, comunque vabbè, un bravo, bisogna dargliela a loro. Assolutamente d'accordo. Nel contempo, Stefania, l'aveva promesso, aveva detto a tutti i costi sarebbe stato con noi, vediamo un po' chi ci ha raggiunto. È arrivato il sindaco, Alessio Spinelli, buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a voi. Quel giorno ha dato anzi la partenza alla gara. Con piacere, come ho sempre fatto. Con anche la pistola Olimpia. Quando ero assessore, sì, non manca mai l'appuntamento per la mezza maratona. E mi dispiace di essere arrivato in ritardo, insomma, ma per altri motivi istituzionali non potevo essere qui presente all'inizio della trasmissione. Comunque ci tenevo ad esserci, come avevo detto a Ivano. Anche quest'anno abbiamo svolto con tanto sacrificio e portato avanti questa bella manifestazione, anche se devo dire che questo anticipo, forse sarà già stato detto, questo anticipo non ha avuto, insomma, i numeri che abbiamo sempre avuto qui a Fucecchio, però alla fine... Fermo il sindaco, perché devo dire che se era la giornata del 4 quella che doveva essere, non so se era meglio o se era peggio. No, era meglio. Perché è piovuto tutto il giorno, se non mi sbaglio. No, assolutamente. Qui ha piovuto con sensi negativi per alcune parti politiche. Non entriamo. Però diciamo che probabilmente la concomitanza con altre iniziative sportive o forse, insomma, l'appuntamento fisso, se essendo mancato, ha portato magari qualche atleta in meno. Però devo dire che la festa a Fucecchio c'è stata lo stesso, e per un sindaco, per un amministratore di una città bella come Fucecchio, questo evento è fra quei pochi eventi sportivi degni di nota. E quindi guardate qua che bellezza, tutte le contrade anche ad attendere questi bei campioni, perché a Fucecchio abbiamo anche tante altre associazioni che si inseriscono nella mezza maratona, con molto piacere anche per l'amministrazione, perché vuol dire che la città è viva, partecipa in qualsiasi tipo di iniziativa. E lo si vede anche dal bel rettilineo di arrivo gremito di persone lungo le transenne che sono lì ad accogliere proprio gli atleti, come Kipchoge Kiprotokoch, che ha vinto in 1:05:59 davanti a Primen Minara Fascia, che ha chiuso in 1:06:37, poi Abdelhamid El Zaidi, è stato l'atleta del Marocco, ha chiuso in 1:14:16, primo degli italiani. In questo caso guardo Alessandro Lambruschini, primo degli italiani, anzi prima delle italiane è stata Rosalba Console, che ha chiuso in 1:15:24. Questi sono i risultati, poi vedremo anche l'altra parte femminile con Geruto Lagattevin, che ha vinto in 1:14:19, le vedremo fra un attimo. Il tempo stringe, Stefania. Sì, volevo tornare con il sindaco sempre, l'abbiamo detto prima. Abbiamo visto tanti sorrisi, tanti bambini quel giorno, una bella... le famiglie. Sì, no, devo dire che la mezza maratona è un appuntamento atteso tutto l'anno, da parte sia, va bene, degli sportivi e degli atleti di prim'ordine, ma poi un po' per tutti i fucecchiesi, perché io li ho visti passare anche con la carrozzina. Nonostante il freddo. Nonostante il freddo, con i bambini dentro. Addirittura genitori correvano dietro ai bambini, e questo è una festa più che una manifestazione sportiva, che per tutti ovviamente non può essere a livello agonistico, quindi tantissime persone invece se la prendono comoda, ma è un modo per viaggiare per le strade del paese senza le automobili, senza i motorini, quindi per qualcuno magari può essere un disagio, ma credo che per la maggior parte dei fucecchiesi è una festa poter riuscire a passeggiare tranquillamente per le strade senza avere smog, fumo, motorini che gli sfrecciano a fianco. Quindi abbiamo visto
famiglie intere addirittura, e anche qualche nonno si è aggregato sicuramente al nipotino, e quindi mi auguro di rivederli a qualsiasi altra manifestazione sportiva, perché quando vado nelle scuole a parlare con i ragazzi dello sport, difficilmente gli parlo della possibilità di diventare il campione, perché è molto raro, ma gli parlo di tanti altri valori, della famosa etica dello sport, che poi è l'etica della vita se si va a vedere. Quindi un buon sportivo sicuramente diventerà anche un bravo e buon cittadino, perché si confronta con gli altri, rispetta le regole, rispetta gli insegnamenti e sa anche trarre vantaggio dalle sconfitte. Non voglio tornare in politica perché anche lì c'è... Importante comunque per i giovani, sì, no, per i ragazzi, sono valori importanti. Valori importanti che mi auguro che tutti i genitori riescano a investire sui bambini, sui figli, mandandoli in qualsiasi società sportiva. Perché è lì veramente che si forma oggi il carattere della persona e il vero insegnamento della vita, oltre alla scuola. Perché in famiglia ci si sta molto poco e i genitori sono sempre più impegnati nel lavoro e quindi... affrontano anche la conduzione familiare con frenesia, quindi è molto importante anche l'insegnamento delle società sportive come l'Atletica Fucecchio e Pievarripoli fanno. È rimasto un solo minuto, è rimasto per poter commentare, ma vedi come passa il tempo, devi correre per la chiusura finale. Ringraziare tutti gli sponsor, perché senza di loro questa manifestazione non si potrebbe fare. Cominciamo anche dalla Conad, che ci ha dato i premi per tutti i partecipanti, le banche, le concerie che ci danno il suo apporto in soldi, perché senza di loro ce ne sono tante, perché se si va a vedere la rete del Palio, i striscioni che ci sono attaccati, si vede che le persone, le ditte sono tante. Un grazie a loro, perché questa manifestazione senza di loro non si potrebbe portare in fondo. Noi vi diamo il nostro ricordo per quanto riguarda la manifestazione, diamo uno per la mezza maratona città di Fucecchio e uno anche Alessandro Labruschini, sempre il nostro ospite, ci fa molto piacere. Vediamo qua, Alessandro, stava arrivando il vento delle nevi in questo momento. Stefania, rapidamente, sì. Dove saremo domenica prossima? A Pistoia, vero? A Pistoia, sì, siamo a Pistoia. Mezza maratonina città di Pistoia, saremo pronti per darvi tutte le indicazioni, poi naturalmente quando saremo là, dove saremo anche nelle prossime trasmissioni. Ora ci sono un bel po' di interviste realizzate proprio dalla nostra Stefania, sì, che era presente qua. Anch'io. E sentiamo soprattutto questo parere dei secondi, che ci portano verso la parte finale della trasmissione. E noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, 22 marzo, sempre Toscana TV, 22:30, canale 18. Buonanotte. Corso? Sì, ho corso. Come ti chiami? Lucia. Come è andata? Molto bene. Senti, era freddo? Freddissimo, però quando si corre, diciamo, non senti il freddo, hai voglia soltanto di, come dire, correre, rilassarti. Senti, ma non sento l'accento proprio toscano. No, io non sono toscana, sono sarda, sono qui ormai da tanti anni, mi piace la Toscana, poi sono affezionata a Fucecchio perché è una città molto, molto bella, molto accogliente. Quindi vieni tutti gli anni a fare la maratona di Fucecchio, maratonina? No, questo in realtà è il primo anno, però insomma a Fucecchio ci sono affezionata perché faccio parte di un club. Sì, si chiama il Club Alpino, appunto la sezione Valdarno Inferiore. Okay. E quindi, tra l'altro, ho una bella maglietta, però è sotto. Ora ho corso con la maglietta, però poi mi sono coperta. Bene, grazie. Tornerai il prossimo anno? Certo, come no, ormai siamo affezionati. Grazie, a presto. Ciao, ciao. Com'è andata? Avete corso? Perfetto, benissimo. È stata una bella gara, un po' ventosa, ma insomma bella. Io non l'avevo mai fatta la prima volta. L'ho fatta da non competitivo, comunque un buon risultato. 1:34, sarei rientrato anche, penso, in classifica tra veterani. Beh.
bene, bene. Ma contento, via, sono contento. Ma prima mezza maratona dopo un anno. Prima di Burian, del vento. Sì, perché sta arrivando ora, sentiamo il freddo incombente. Per ora siamo andati più forti di Burian, per ora. Vi siete qua al ristoro, vi siete ristorati? Però sì, integrare un po'. Noi si cercava il vino, tra l'altro, ma detto è lassù. Pasta come il vino? Pasta e vino. Ma detto sono sali minerali, io volevo il vino. Per rientrare. Mi chiamate? Andrea. Massimiliano, da Pistoia. Grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Siamo al ristoro. Lei sta servendo la pasta. Com'è questa pasta? È buona. A giudicare da quanto è andata via mi sembra buona. Al pomodoro? Sì. Bella calda. Sì. No, ora non tanto calda. Grazie, buon lavoro. Siamo con le ragazze del ristoro. Come sta andando? Vedo che qui sta andando a ruba. Benissimo, benissimo. Qui è tutto fresco, tutto fatto in casa, perfetto. Tutto fatto in casa? No, tutto no, ma un bel po' di roba. Quindi vediamo crostata. Crostata, pane e pomodoro, dolci alle mele, tè caldo, c'è vino e pasta asciutta anche. Senti, ma voi fate sempre il ristoro tutti gli anni? Sì, tutti gli anni. Vi divertite, vi piace? Tantissimo, sì sì, è divertente. Però è un bel impegno, immagino. Sì, ma si fa volentieri. Bene, bene. Grazie per quello che fate, buon lavoro. E anche a voi, ciao. Abbiamo un atleta con la piantina, com'è andata? Diciamo bene, è stata un po' dura per via tanto vento e freddo, però è bella. Senti la piantina? Ah, bella soddisfazione. Abbiamo lanciato la beneficenza di 5 euro, per la piantina va più che bene. Senti, ma di dove sei? Diciamo, abito a Pisa, ma di origini cagliaritane. Ah, cagliaritane, ok. Senti, ma freddo? Ma, alla partenza, poi diciamo, una volta che sei partito stai abbastanza bene. Ora siamo fermati, fa freddo. Bisogna andare a cambiarsi subito. Vai, va bene, ti lasciamo andare a cambiare allora. Ciao, grazie a tutti. Dai, come ti chiami? Mamma mia. Diglielo. Federica. Com'è andata la gara? Beh, benino, ma è stata dura, troppo vento. Per il freddo, per il vento. Madonna, per tutto. Senti, ma te ti alleni di solito per queste gare o è così, un'improvvisata? Che mi alleno, dovrei andare come le sassate. Sì, tutti si allenano, tutti, e tutti i giorni. E il risultato che hai ottenuto ti ha soddisfatto? Sì, decima, per la giornata che era va anche troppo bene. Sì, 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 sì. E tu invece? Siamo contenti, dai. Bene, bene, fate un po' compagnia. Tutto bene, dai. Ti chiami? Paolo Vannucci. Questa è un'extra. E tu invece? Ah, ecco. Io non posso correre, ma se me la fa il tifo ora. Sì. A quando è il lieto evento? Tra un mese. Auguri. Ciao. Bene. Ciao, sei un atleta? No, diciamo di sì. Ma oggi non hai corso. Fortunato. Fortunato, dove? Piede. Ok, quindi oggi riposo. Riposo, assoluto. Il prossimo anno? Il prossimo anno, sì. Alessandro Lambruschini, siamo nella tua città, Fucecchio, 13ª mezza maratona di Fucecchio. Un gran freddo oggi, però bello, tanta gente, tanta soddisfazione per gli atleti. Sì, il tempo è quello che è, si è abbassata molto la temperatura, c'è freddo, però insomma la gara si è svolta bene. Abbiamo messo pioggia, per fortuna che il tempo ha tenuto. Siamo tutti contenti, insomma, del sorriso di questi corridori all'arrivo, la soddisfazione insomma, di aver portato a termine questa mezza maratona. A livello tecnico, come risultati, come sono andati? Ma c'era molto vento nella parte verso Ponte Cappiano per il ritorno, e il tempo è quello che è, però noi sinceramente non ci interessa l'aspetto tecnico, ci interessa insomma organizzare, vedere un giorno di festa a Fucecchio. Quindi è stato un giorno di festa, vediamo ancora tanta gente al ristoro, ci sono le premiazioni in corso, insomma è una bella giornata di sport. Sì, c'erano molti bambini delle scuole oggi a correre, erano tantissimi, però per il freddo sono andati tutti via e adesso si sente veramente molto, però come dici te è stato un giorno di festa per noi. Senti, avevi anche dei tuoi atleti qua? No, c'era la console che allena mio suocero, il professor Gigliotti, che doveva fare un test perché prossimamente farà una maratona importante. È andata abbastanza bene, però come dicevo prima, il freddo e il vento l'hanno insomma un po' frenata. Grazie, allora a presto. Grazie a voi, ciao. Ciao, vediamo qui un bel premio. Infatti oggi nevicherà e sono arrivato a premio, quindi buona neve a tutti quanti. Quindi capita una volta ogni 5 anni, giusto?
quindi ringrazio, ne approfitto mio compagno di corsa che mi ha tirato il collo fino all'ultimo e poi sono riuscito ad arrivare soddisfatto. Quindi. Ma ancora Marco, sì, complimenti a tutti, come sempre sei. Vale la pena correre qui a Fucecchio, quindi anche se nevica, grande soddisfazione. Ti sei divertito? Diciamo di sì, diciamo, se andavo un po' più lento era meglio, però mi fa prendere i velox a correre questo, quindi ancora grazie. Tu sei invece? Io sono Mazzè Iuri. Come è andata? È andata bene, è andata. Ho fatto un po' di assistenza al mio amico, visto questa bella giornata di sole, insomma, è caldino. E forse è stato un po' più freddo, era meglio. Però ce la siamo goduta, tranquillo e va bene. Adesso si taglia l'angolo. C'hai il pacco? Io non ho il pacco, non ho quel pacco lì. No, è la cintura. C'ho in mano una cintura, non so chi me l'ha data, quindi boh, vado a cercare chi me l'ha data. Ok, va bene, grazie. Andate a scalare. Ciao. Posto, ciao. Allora, io sono qua. Ciao, ecco, brava. Ciao, ciao. Allora, stiamo vedendo un bigliettino, che cos'è? 25esima assoluta, io credo non mi ricapiterà mai più. Però è un bellissimo risultato. Sì, sì, bellissima, per me è stata una corsa che ho fatto molto bene e sono troppo contenta. Nonostante il tempo, perché fa veramente freddo. Il vento, perché il freddo non è nulla, il vento soprattutto. Quindi soddisfattissima. Sì, 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 penso che si veda. Pronta, il prossimo anno la rifai sicuro. Sì, 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 sì. È una tappa fissa, Fucecchio. Si sta bene. Di Livorno, è la Pisana. Siamo amici nonostante ci prenda tanto in giro. Okay. Venite tutti gli anni? Tutti gli anni, certo, sì, sì. Io di solito spingo le carrozzine, ma quest'anno non era il caso con questo tempo qua, perché sennò saremmo venuti con i ragazzi in carrozzina. Okay, bene, grazie mille, buon proseguimento. I vostri nomi? Valeria. Gabriele. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao, chi sei? Daniela Di Cesare, GP Le Sbarre, amica di... Ma non la dovete intervistare lei. Com'è andata? Ah, dai, diciamo che con questo discreto venticello è andata anche molto bene. Giornata difficile però quando siamo a correre e l'abbiamo presa tutta a posto. Arriva, no, ti danno un piatto di pasta calda? No. Noi della squadra siamo molto coreografici, vai. Bene, senti, come sei arrivata lo sai? Non lo so perché in classifica non l'ho visto, ma non mi interessa. Sei felice? Grazie. Ciao. Vado a cambiarmi che ho freddo. Grazie. Runners e Benessere, la tua rivista che ti aggiorna ogni mese su quello che succede in Toscana e non solo. Classifiche, le prossime gare e tanti articoli tecnici. Abbonati alla rivista che parla di te o regala un abbonamento a Runners e Benessere. Trascorriamo insieme anche il prossimo anno. Buone corse con Runners e Benessere.